Perché sei così svaccato? Ti si vedono le forme. Ho conquistato la poltrona che è un divano. Tu sei lì da sole e non ti sdrai per il lungo. Mi piace più così. C'è un cambio posto. Ma sai perché è successo questo? Ho ucciso Cesare. Dei spalle. Salotto. Riverenze a tutta la valle spaziale. Riverenze, perché non c'è Cesare? Parliamo. No, e dopo però. Anni possiamo fare i salotti a turno. Oggi è toccato a Cesare, un'altra volta toccherà un altro. Tra l'altro, non so se avete visto, ho fatto una storia su Space Valley prima dicendo di mandarci dei selfie. Okay. Se sono persone, sono di Bologna e ci assomigliano. Ho visto. Però sarebbe fighissimo prendere il clone. Sempre quando non c'è qualcuno che sia un salotto, che sia una live di Yakety Yak, chiamiamo il sostituto. A me piacerebbe chiamare il sostituto che però non ha l'abilità di parlare. A volte dice sì, no, sono d'accordo. No, ma il film si partecipa, sì, sì, sì. Secondo me no, deve essere tipo una sorta di clone standard. Se uno all'interno dei nostri salotti dice sì, è vero, non lo so, può essere, così è perfetto. Vediamo, però intanto mandateci selfie. Ma di cosa parliamo quest'oggi, in questo salotto domenicale? 3 anni fa abbiamo fatto un salotto sulle paure, okay. Sulle nostre paure più grandi. Questo è il 101esimo salotto da quando siamo qui. 101esimo salotto. 3 anni fa, ma vabbè. Quello che mi è venuto in mente è riproporlo, ma chiedendo le paure dei nostri abitanti. Fiu. Chiaramente non che ci interessi, per fare un contenuto in più. Pensavo dovessimo aggiornare le nostre, ma le mie sono identiche. Partiamo con la prima paura, io sono curioso. Partiamo con le prime paure. Ma c'è la roba strana tipo pipolla? Cos'hai la detto? Paura delle pozzanghere. No, Nelson, no, no, per fortuna questa volta la selezione l'ho fatta io. No, ma è una paura vera, c'è la canzone anche di Sigur Rós. No, cos'è la pipolla? Ma tu pipolla! Beh, la devi smettere, sei un bullo. Questo salotto condanniamo Nicolas, che fa il bullo nei miei confronti, perché non ho paura, semplicemente non apprezzo il formaggio. Che mi guardi? Cosa tu vuoi? Sei un bullo. Guardate, a voi il bullo. Si chiama idrofobia. Tipo l'idrofobia, si chiama Hoppipolla internazionalmente. Ma chi ha mai sentito pipolla? Scrivi Hoppipolla. Hoppipolla. C'è una canzone di Sigur Rós anche. La sono. Ma cosa, ci sono anche in Game of Thrones? Io non ho messo Hoppipolla, come c'era la gente che mi scriveva ho paura dei pomodori, non l'ho messa. Come no? No, quelle non sono interessanti. Paure, timori, o anche dello schifo vario che hai nei confronti di qualcosa che quindi non è che quindi lo schifo per il formaggio. Si è basato su quello, ma sì. No, vabbè, ce le vedete tutte su Instagram, quindi seguiteci su Instagram se volete partecipare ai salotti. E direi di passare alla prima paura. Double Andrea Nici scrive: ho paura che mi entri qualcosa nell'orecchio. Questa anch'io. Cosa qua me l'hanno scritta in tantissimi, sì. Tipo da falene, insetti. Ci sono un sacco di video su YouTube che vi potete andare a vedere di larve che si annidano all'interno dell'orecchio. Lo so, le ho visti, sono video tremendi. Ecco, immagino mentre dorme in posti particolari. Ma in generale, per me anche quando ti arriva un moscino nell'orecchio. Stanotte ho avuto questo problema. Te mi sentivo qualcosa nell'orecchio? Allora, ho ancora adesso paura. È impensabile. Ti giuro. Che è successo? Sto pensando, perché non mi ricordo bene, ho visto un film, credo, dove mettevano tipo questo verme nell'orecchio in questa persona, rimaneva dentro di lui questo Man verme. Per... No, noi poi usciva e diceva che questa persona era ok. Boba Fett. Prego. È Boba Fett. Boba Fett gli mette la salamandra nel naso. Gli mette la salamandra nel naso. Ah, ho confuso delle cose. Però c'è anche i Men in Black che gli mettono la cosa nell'orecchio. No, glielo mette nell'ombelico. Matrix. Ma io li confondo. Ma come fai a confondere? No, è vero, si confonde perché c'è sempre Will Smith. Vabbè, per lo Smith. La cavità dell'orecchio è l'unica su cui non abbiamo nessun tipo di controllo. Bocca puoi fare naso puoi soffiare, culo puoi cagare, qualcosa ti entra. Cosa fai? Niente. No, ti tappi tutto e soffi. Sì. Tipo col cotton fioc, io non li uso mai perché ho paura di andare troppo in giù. Esagerare. Io ogni volta che entro col cotton fioc non riesco a non andare fino in fondo. No, che schifo. È la sensazione più bella del mondo. Lui si tocca al labirinto e cade ogni volta. Perfetto, passiamo alla prossima paura. Tony Cascini ci dice, questa l'ho messa perché non sapevo che cosa fosse, quindi chiedevo a voi, sono cinofobo da sempre. No. Paura del cinema. Del cane. Oh no, non sono i cinofobo. Cani. La cinofili ai cani per le droghe. No, è l'unità che ha i cani. No, può essere, vorrei capire. Ah, è vero, che ha cura, interesse per l'allevamento e addestramento dei cani. Quindi lui è un cinofobo. Quindi avrà paura dei cani. Ma quindi un cane poliziotto è ufficialmente un poliziotto? Oh, bella domanda. Io non ho paura dei cani, ma un po' timore sì. Cioè, sono d'accordo, ribadisco il patentino per tutti i possessori di cani. Verissimo. Obbligatorio. Viola Canini dice quando... È fatta apposta. Canini. No, non era fatto così. E quando prima per salutarci ci davamo i due baci, avevo paura perennemente di baciare la gente sulla bocca. Anch'io. Al liceo
quando ci si salutava così mettevo un botto ma di era ansia. Una paura speravi, o una speranza un esatto. Una volta ho mezzo sbagliato e ci siamo presi tipo sul filo della bocca. Sbagliato. Fatto apposta? No, sbagliato. Basterebbe che universalmente ci fosse un qualche genere di convenzione per cui vai sempre a destra. La semplifichi, ci si bacia sempre in bocca. O non ti baci. O non ti baci, non ci si tocca, top. Secondo voi, dopo questo periodo storico, sarà battuta la cosa dei due bacini sulla guancia? Anche perché ricordo che è molto più igienico baciarsi sulla guancia che toccarsi con le mani. Perfetto. Ciccarelli Francesco ci scrive: una delle mie paure è morire nudo o sotto la doccia. Non voglio morire con tutto da fuori. Non me ne frega niente. Morire cagando è peso. Il mio timore, ma poi in realtà sono come Nick, non me ne frega niente, però morire masturbandosi è una roba che ho sempre pensato deve essere stranissimo. Ti trovano veramente strano. Però magari non lo capisco. Cripalamini, questo ce l'hanno scritto in tantissimi. Le cimici, vado letteralmente nel panico per questi esseri inutili e schifosi. Le cimici sono uno dei pochi insetti che io odio profondamente. Ma io le prendo per le antennine, forse questo non si allora, può dire. Allora, tu che le prendi per le antennine sei un pazzo furioso. Sì, cioè, ma non hai paura delle cimici se le riesci a prendere per le antennine? No, infatti non ho paura, però mi fanno letteralmente schifo. Ma io ci ho messo anni per riuscire a prenderle con lo Scottex. Hanno paura? No, io le prendo proprio con le mani. Per me quella è impossibile. A me l'ha insegnato Eddie a prenderle con le mani, il nostro fondo. Ma io a casa ne ho così tante che ci vivi insieme. Le Priletizia, i polipi mi terrorizzano, non capisco come la gente faccia a mangiarli. Sono bellissimi. No, allora, obiettivamente sono alienoidi. Sì. Pensi a tantissime rappresentazioni aliene. Sono cose coi tentacoli. Sì. Penso che si faccia in Giappone, che mangiano vivo un tipo di polpo vivo. Vedi la gente che se lo mette in bocca con i le gambe che continuano a muoversi, è pesissimo. Ma pensa anche solo avere in bocca una cosa che si muove. Che schifo. Perfetto. Alle Piemonte 99 ci scrive: paurissima delle canzoni messe a reverse, mi fanno venire i brividi. Sono bellissime. Io ho paura in generale di tutto ciò che è collegato al diavolo e varie. Mi ricordo che mi inquietava un botto quando eravamo piccoli guardare quei video YouTube in cui mettevano al contrario le canzoni dei Queen e dicevano anche cose. Cosa ha scoperto però Frank? Cosa ho scoperto? Dai, i nostri video. Perfetto. I nostri video al contrario sono bellissimi. Non so come farvelo provare. Ha detto dovremmo aprire un canale. Secondo me andrebbe di brutto. Prima di provare a farlo. Magari scopriamo che Cesare negli anni ha dato dei messaggi perfetti. Sarebbe veramente aiutatemi. Film. Ilaria della Vigna scrive: i palloncini, ne vedo uno e scappo. Alle feste cerco di sgonfiarli tutti così non c'è rischio che scoppino. Che brutta persona. E io avevo già sentito di gente che è imparanoiata dallo scoppio. Gente che è stata in Vietnam. Beh, io sono imparanoiato perché è successo che una scheggia finisse nell'occhio di qualcuno. Ma dai, non scoppi. Ma anche ci sta che possa non essere sempre in realtà iper mega sicuro. Cioè qualche danno sarà successo nella storia. Sì, le statistiche saranno sicuro piene di gente morta per un palloncino. Sì. Jules Coppola ci dice: dell'ombelico, mi fa schifo toccarli, mi viene il vomito se me lo toccano. Ma tutti o solo alcuni? Perché sono molto diversi. Secondo me più del proprio. Effettivamente quando tocchi l'ombelico è una sensazione diversa. Ma c'era un tizio che ha scritto, qui non l'ho messo perché mi sembrava un coglione. Ho paura che mi si slacci l'ombelico e escano le viscere. Può succedere questa cosa? Credo, però comunque è un nodo. Cicatrizzato. Però è un nodo. È un nodo. Però. No, scusate, fermi tutti. Come si crea l'ombelico? Perché che è l'ombelico? Il cordone ombelicale. E poi? Non lo so. Una volta che viene tagliato il cordone ombelicale, cosa succede? Non ne ho la più pallida idea. Allora, tu hai il cordone, te lo taglia, fa un nodo. Ma che cazzo e diventa il tuo ombelico. Ma che cazzo mio tipo no, il mio non è un nodo, non, cioè è strano. Sì, sono quelli esterni e quelli interni. Mi pensavo fosse una conformazione genetica. Come ci sono le firme del chirurgo. Poi non è che se non credo sia proprio il nodo. Secondo me se non facevi il nodo non so, tipo, se non fai il nodo un po', secondo me cade. Che ma assurdo. Se qualcuno lavora nell'ambito ci scriva che facciamo un salotto in cui ci spiegate per filo e per segno cosa succede quando uno nasce. Un'altra cosa però forse questa ti manda un po' in paranoia. La stessa cosa del nodo vale per il buco del culo. Ecco perché Giorgio Iaco dice: ma era bellissima questa. Paura che l'epiglottide smetta di funzionare. Cos'è? Sì. È quella valvola che si chiude per non far passare il cibo nelle vie respiratorie. Penso. Io comunque avevo sentito, poi magari sbaglio, che in realtà può capitare. Quando ti affoghi. Io mi sono affogato un botto di volte. Sì, sì. Cosa che non devi fare, tipo, che è quello per cui mi affogavo io, parlare mentre mangi. Perché certo, passa sì, l'aria, passa intanto l'aria, passa il cibo e ti affoghi. Ma io, a me succedeva... Cioè l'epiglottide che va... Sì, non no, a me da piccolo succede in continuazione che continuavano a colpirmi. Ainyonyan G dice: delle grate, quindi quando vivevo a Bologna, piazza Autogosto era il mio incubo. Esatto. Io conosco delle persone che proprio quando... Non ci passano. Ma per arrivare al fatto che schivassero una grata, ci ho messo un botto. Io pensavo fossero persone un po' strane che tipo, non so, devono seguire i rettangoli che vengono per terra. Quando ho capito che era per le grate... Effettivamente è una roba stra pericolosa. No.
Cioè c'è il pavimento normale e poi a un certo punto c'è una cosa che non è più pavimento, che è una gratina di ferro. Non è una gratina di ferro, cioè nel senso a volte lo è. Spesso quelle dei palazzi sopra le cantine sono sottili, cioè alcune sono anche piegate proprio. Sì. Comunque a me fa piacere andare sopra le grate, anche perché provo quella sensazione di sono sopra una cosa. No, ma io da piccolo ci andavo e saltavo. Ecco. Questo magari è evitabile. Mi ricordo che da piccolino facevo come Nelson, ma su quelle piastrelle trasparenti. Ti pensa alla borsa e tutto così. Sì, sì, sì. Quello è evitabile. Caduto in sala borsa di sotto. Sì, perfetto. Betty Spaghetti, questa l'ho selezionata per Nick. Finire in un burrone mentre scio e di non riuscire più a tornare sulle piste. Purtroppo non è una paura così infondata, può succedere. A me è successo. Cosa vuol dire? Io da piccolo in un burrone. Eravamo vabbè, questo salotto lo chiamiamo le rivelazioni per Nick. Eravamo io e mio padre e c'era questo sentierino che portava a valle. Il sentierino funzionava così. Ok. Cioè, era molto stretto. Sì. Stavano andando, faccio un piccolo saltino, perdo il controllo e finisco dopo la sponda del sentierino. Vado giù un pochino. Ma era giù proprio a strapiombo? Oppure? No, era abbastanza normale. Però alla fine sono finito in mezzo fra i due tornanti. Penso e dopo un po' sono uscito dall'altra parte. Però è stato peso. E non c'era la rete e l'hanno messa dopo niente, di me. Ok. Ma considera che una nostra amica, tua cugina, si è piantata con uno slittino in mezzo a della neve fresca e sotto aveva lo strapiombo proprio con gli alberi, ma che sarebbe... Sì. Sempre mia cugina e con un gommone di plastica sulla neve ha fatto un pelo alla strada dopo la fine della discesa con il gommone. Forse lo fa apposta. Francesca Maria P ci dice: paura che condivido, le autostrade. Ogni volta penso di non arrivare viva a destinazione. A me le autostrade. Per te è la tua macchina, non è l'autostrada. Sia la mia tua macchina non può andare in autostrada. La mia macchina va in autostrada. Non dovrebbe. È che io vengo andare. Spostato dalle macchine. Io ogni volta che lui sale in Trentino, gli scrivo: sei arrivato? Sì, no, è vero, è vero. Bene. Ogni volta che mi passa di fianco un camion, la mia macchina fa. Anche a me succedeva con quella vecchia. Porca vacca. È come andare in scooter. Primo giorno di patente, sono andato in autostrada in una macchina da solo perché dovevo accompagnare mio padre in un posto, dopo lui doveva lasciare la macchina lì. Io ho pensato: bene, qua muoio. Capito? No, sai qual è la cosa peggiore? Le autostrade, quando le stanno rifacendo, le stanno riparando, allargano la corsia e quindi tu non sei più dentro. Ah, quando vai nell'altro. Ma vedi le macchine. Sei solo i birilli in mezzo. Esiste, vanno però ai 130. Sì, se tu vedi un camion. Perché sono scemi. Valecorse.i, cito una paura che ho avuto esattamente ieri. L'infarto mi terrorizza e ogni volta che sento una fitta strana mi do per spazzata. Anch'io. Io ieri ho avuto un sussulto di non so cosa. Così, sì, no, ma io mi sono preso uno spavento. Ho dei periodi in cui magari ho un po' di fitte intercostali che penso di infartare in continuazione, mi sento le braccia, poi vai in para. Sì. Oppure ho avuto il periodo anche della gamba su per l'appendicite. Continuavo a fare così per capire se avevo l'appendicite. Te hai infartato qualche volta? Sì, sì, un botto di volte. Pomper the Green dice: io ho paura di essere incolpato di un reato che non ho commesso. Mi è successo ed è stato puntini puntini. Purtroppo non sono riuscito a recuperare il messaggio. Beh, guardando Netflix qualche poi, documentario, esatto, non aiuta in questo. Che cosa? Ti fa venire le pare? Cioè c'è solo gente cui hanno fatto dei documentari che va in magari prigione. Anche uccisa con la pena di morte. In America avrei paura per il carcere. Qua in Italia ho molto più paura del fatto che magari vieni incolpato di un reato che non hai commesso. Le ripercussioni a livello di opinione pubblica sulla tua persona. Enzo Tortor. Oddio. Non sai del caso di Enzo Tortor? No, l'ho sentito nominare un botto di volte. Vabbè, è il caso più famoso. Okay. Oliasso dice: ma era pesissima questa, diventare sterile. Io ho pensato di mettere il mio seme in una banca. Ma dovremmo farlo tutti. Sì, sì. Congelare il proprio seme in effetti ha senso. Cioè, secondo me dovrebbe essere quasi obbligatorio. Il pensiero che va sul: ok, a un certo punto provo e scopro di essere sterile. Ma posso metterlo in frigo? Cosa faccio? Oddio, non so come funziona. Ma figurati, dovrei tenerlo magari a temperature molto basse. Temperature molto basse. Sì. Io lo metto sotto vuoto. Però io a breve devo fare uno spermiogramma. Veramente? Davvero? Io avrei un po' d'ansia. È un po' d'ansia, ce l'ho. Però non devi farlo. No, non è che devo farlo. Mi hanno consigliato di farlo. E tu hai detto ok, lo faccio. Sì, ok, lo faccio. Ma se io ho visto... scopro di essere sterile, mi incazzo. Se preferisco scoprirlo quando ci sto provando. Cioè, ritardare il più possibile la scoperta. Ma in realtà questa cosa è sbagliata perché magari hai qualche patologia, può essere risolta. Ah, perché tu dici magari stanno finendo, ma sono salvabili. Esattamente. Christine ci dice: talassofobia, paura del mare e di specchi d'acqua profondi di cui non si vede il fondo. Tantissimo. Io un botto. Io non faccio il bagno se. In realtà anch'io un po'. Cioè, io magari mi tuffo e in frettissima esco, come quando devi passare una stanza buia. Sì. Anche a me è una di quelle paure che mi piace un po' tentare di superare. No. Cioè, più volte sono andato in fondo. Veramente. Sul fondo. No. Lì è la paura più grossa, quando sei in fondo. E non sai se riesci a risalire. E devi riuscire a risalire in tempo. E la mia è proprio non vederlo. Cioè, se io sono in un mare dove non si vede il fondo e guardo sotto, 5 secondi sono fuori dall'acqua. Sei mai andato nell'Adriatico? Perché vedi mai il fondo? Cioè, lo schifo. Io ho paurissimo degli animali, del mare. No, ma per quello, io ho paura ci sono delle bestie. Ma ci sono le bestie. Infatti, non lo faccio. Cioè, vecchio, le mura ne sono dappertutto. Anche capo. Io l'ho vista a Ginostra. E ti fissano, sono lì così.
i tritoni e ti staccano via le braccia. Passiamo a Kimmia, che dice delle protuberanze che escono sulle patate quando sono vecchie. Quelle che paura, pure anche te, ma tu hai sta fobia. Che fobia, ma me le lanciate contro. È come se tu prendessi una pianta. Per me è un corpo vivente quello, ma è una pianta e fanno paura. No, patata è una radice, sono dei brutti germogli. E Dalia ci dice: la paralisi del sonno, averla avuta è un trauma. Ciao ragazzi, vi stimo molto. Cos'è? L'ho avuta anch'io praticamente. Mi sono svegliato, allora stavo dormendo, mi sono svegliato ma non ero conscissimo di essere sveglio. Praticamente io vedevo la mia stanza un po' offuscata, ma non riuscivo in nessun modo a muovermi. Guarda, e anzi, a volte davo gli input al corpo tipo di girarmi e mi immaginavo come se mi girassi. Però in realtà poi mi ritrovavo che ero di nuovo lì. No, Frank, però, giuro, la paralisi del non sonno. Penso non sia vero, che magari uno roba, si preoccupa e va a fare qualcosa. No, può succedere a chiunque. Fase REM, una sera e poi basta. E non te ne preoccupi? No, no, perché fa parte del sonno. Cioè è come se stessi ancora dormendo. Sei, mentalmente sei sveglio prima di quando il corpo si svegli praticamente. Ma sì, può succedere. Sì. Tuliperia dice ascensori piccoli e vecchi. No, bellissimi. E ieri ero con questa persona che è salita in ascensore e mentre andavamo ha iniziato a dire: oddio, perché sono qua, perché sono qua? No, non dovevo prendere. Non ci crederete mai, ma ieri mi fa ridere perché ero con questa persona che ha paura degli ascensori. Sono entrato dentro l'ascensore e ho visto che questa persona entrava con me. Ho detto: che strano, l'ascensore si doveva chiudere, la porta ha fatto ho detto: io vado a piedi. Prepotenza 666 ha scritto: ho paura dei rospi, rane, paura di aprire lo sportello dell'auto in autostrada e cascare. La paura sì, più sempre. Grande io ho paura di essere no, ma dai, ragazze, era una paura da piccolino gigante. Anch'io, anch'io. È la gente che tipo sì. Tiene la mano lì, a un certo punto potrebbe aprire lo perché sportello. Perché dovrebbe? Vabbè, ma ho capito, secondo me lei ha paura che mentre va gli si aprano le porte. Perché cazzo dovrebbe aprire? È un pensiero intrusivo. Esatto. È quando tipo sono in macchina con qualcuno dietro, soprattutto se stai andando in autostrada, penso sempre ora per sbaglio. Ma ce l'hai ancora? Ma io anche di me stesso mi viene da aprirla. No, è vero, anche a me. Ma che cazzo dite? È un pensiero intrusivo. E io da piccola avevo la protezione per i bambini. Avevo anche paura che un giorno me la togliessero e non lo sapessi perché io giocavo con la maniglia. Voi non lo pensate? No, no, io ogni volta che sono su una sporgenza penso al mio corpo che si salta e si ammacca giù. No, io sì, anche sempre mentre guido. Adesso mi spiego. L'unico pensiero intrusivo che ho è quello. Tipo, stai guidando e pa! È quello lì. Già da Lauritano dice: ho una paura folle per i fuochi d'artificio. Come i cani? Ma li hanno sparati in casa. Perché era una casa abbastanza aperta, sì. Con delle aperture e cose. Hanno sparato dei fuochi d'artificio in casa. Ma è reato di... cioè, ma infatti non si poteva fare, però. Cosa vuoi dire? E voi come avete risposto? Con altri, no. Sono arrivato all'ultima paura. Pozzirene dice: io sono ornitofobica. Sono terrorizzata dagli uccelli, dal colibrì allo struzzo. Sono brutti paura degli uccelli. Tra l'altro la cacca dei pennuti fa schifo. La cacca che odio di più in assoluto. Che a me fa schifo i pennuti. Cioè, per me anche il pavone è brutto. Ma anche se... Vabbè, signori, se volete sfogarvi con altre paure, timori, potete farlo qua sotto nei commenti. Ad salut. Ad salut. Arriverenze. Come facevi a non sapere come sono fatti gli ombelichi? Ma sei fuori di testa. Io non avevo la pelle idea. Zero. Zero. Penso. Ma io solo voglio informarmi di brutto. Informati. Ma cioè loro fanno il nodo proprio al limite dell'ombelico.